Il progetto si intitola Archeologia di confine. Cosa faremo? Insieme a me, studenti e studentesse proveranno a sperimentare un modo diverso di guardare. Per raccontare la realtà c'è bisogno di tanti punti di vista. Non ci avevo mai pensato veramente, cioè i confini sono i confini degli stati. Per me era una cosa forse principalmente fisica. Ho realizzato quanto effettivamente sia uno strumento per creare diseguaglianze. Posso dire che dopo questa esperienza lo trovo anche un costrutto pericoloso. Perché c'è un confine? Chi c'è oltre il confine? Perché vuole oltrepassare il confine? Io penso che i confini siano una convenzione, così ero partita e così ritorno. Tuttavia è innegabile che poi le convenzioni in qualche modo agiscono su quello che viviamo, quindi si è visto sulla linea gotica, per quanto possiamo dire che quel confine era una convenzione, delle persone l'hanno vissuto come tale e quelle tracce noi le abbiamo trovate.